Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura torniamo ad occuparci dei problemi del terremoto aquilano perché gli agenti del Corpo Forestale hanno sequestrato questa mattina un altro balcone della Newtown della frazione Aquilana di Cese di Preturo, un altro capitolo. Di una vicenda ormai iniziata da più di un anno, costellata da inchieste giudiziarie e da, e da sequestri di balconi pericolosi e realizzati con materiali scadenti. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Nuova rimozione di un balcone pericolante a rischio crollo negli alloggi antisismici del progetto Case dell'Aquila, realizzati dopo il terremoto del 6 aprile per ospitare 15.000 aquilani rimasti senza casa. Questa mattina i tecnici e gli uomini del comando provinciale del corpo forestale dello Stato sono stati nella Newstown di Cese di Preturo, una delle 19 realizzate, per smantellare un'alta terrazza che nello scorso novembre ha avuto un cedimento strutturale. Secondo quanto riscontrato, questo danneggiamento potrebbe portare al crollo. Sul posto gli uomini del comando stazione di Tornimparte in parte e della squadra di polizia giudiziaria della forestale. Qualche mese fa gli inquilini dell'alloggio, una donna e sua figlia, erano stati trasferiti in un altro appartamento vuoto. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, 800 balconi sono stati sequestrati in 494 appartamenti per ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila. Dopo gli accertamenti della Procura della Repubblica affidati alla Forestale, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria aperta a seguito del primo crollo il 2 settembre del 2014, che ha portato a iscrivere 37 persone nel registro degli indagati, con le accuse di truffa aggravata a danni dello Stato da 18 milioni di euro, frode nelle pubbliche forniture, falso in atto pubblico. E crollo. Le perizie condotte sulle terrazze, i cui esiti sono arrivati dopo molti mesi di attesa, hanno riscontrato difetti di costruzione che hanno portato il legno, peraltro ritenuto di qualità scadente, a marcire e quindi a crollare. Il comune dell'Aquila, proprietario degli alloggi, ha lanciato l'allarme per la carenza di personale che sarebbe necessario a controllare la quasi totalità dei balconi, visto che l'indagine ha coinvolto solo il 10% dei manufatti, scoprendo gravi carenze. Andiamo avanti con la pagina della cronaca. Il GUP del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha rinviato a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Chieti i genitori ed il nonno di Francesco Spinelli. Il bimbo di tre anni, morto il 24 maggio del 2014, dopo essere stato investito da un treno regionale in prossimità della stazione San Marco a Pescara. La madre del piccolo. Loreta De Rosa è accusata di abbandono di minori, mentre il padre Virgilio Spinelli e il nonno Cristoforo Spinelli sono accusati di concorso. In omicidio colposo della vicenda non si occuperà il Tribunale Collegiale di Pescara, poiché ehm, secondo il codice di procedura penale la competenza è della Corte d'Assise, che siede a Chieti. Andiamo avanti sempre con la cronaca e torniamo all'Aquila in una braceria. Prende fuoco la cappa della cucina e questa è l'ipotesi più credibile per l'incendio che si è verificato in uno stabile di viale Corrado IV, sede di diverse attività commerciali ed uffici. Giorgio Alessandri. Tanta paura e presumibilmente tanti danni in un ristorante braceria lungo Viale Corrado IV all'Aquila, dove poco prima dell'ora di pranzo si è scatenato un incendio che, stando a quanto appreso, ha interessato la zona della cucina e della sala. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbe andata la cappa del locale cucina, da cui si sarebbero propagate le fiamme che hanno interessato anche altre aree del ristorante, dove erano in corso i preparativi per il servizio dell'ora di pranzo nessun ferito intossicato, né tra i dipendenti del ristorante né tra quelli degli altri uffici ospitati nell'immobile, dove tutti sono stati evacuati per ragioni di sicurezza e per consentire ai vigili del fuoco di effettuare i rilievi. Secondo il proprietario della braceria, i danni potrebbero ammontare a decine di migliaia di euro, ma solo dopo un sopralluogo più approfondito, che consentirà di chiarire esattamente la dinamica dell'incendio, si potrà effettuare una stima precisa. La spessa coltre di fumo infatti non consentiva ancora l'ingresso nel locale all'arrivo della nostra truppa. Nell'area circostante nel frattempo un capannello di curiosi e le auto che rallentavano per osservare ciò che era accaduto hanno contribuito a mandare in tilt la circolazione in una delle zone più trafficate della città. Chiudiamo la pagina di cronaca con questa notizia. Un giovane di 21 anni di penne rimasto ferito questa mattina dopo le 7.30. In un incidente stradale avvenuto a Villanova di Cepagatti dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone condotto proprio dal giovane ed un auto articolato. Ad avere la peggio è stato il guidatore del furgone che è rimasto incastrato fra le lamiere parzialmente accartocciate del mezzo. Il 21enne è stato ricoverato ehm, dai sanitari del 118 all'ospedale di Pescara ehm, con eh, fratture varie agli arti inferiori e superiori fra cui la rottura del femore e delle ossa nasali. La prognosi per lui è di 50 giorni. E adesso restiamo eh, sempre nell'area metropolitana, in particolare a Pescara, dove a far discutere ancora il provvedimento del comune sulle targhe alterne. L'ordinanza vede la ferma opposizione ehm, del centrodestra pescarese eh, che critica il provvedimento e chiede una seduta di Consiglio Comunale straordinario per discuterne, ci dice tutto Francesca Romanatesti. Domani, primo giorno di targhe alterne a Pescara, e già la città è spaccata tra chi è favorevole e chi pensa che la decisione graverà solo su esercenti e cittadini. Il Centrodestra chiede un consiglio comunale straordinario per mettere al voto l'ordinanza promulgata da sindaco e vice sindaco, ricordando che il fenomeno dello smog non è più attribuibile solo ai mezzi di trasporto. Penso che il consiglio comunale straordinario sia eh, una cosa doverosa da fare. Per cercare di sensibilizzare ancora di più il sindaco e il vicesindaco invece che in maniera testarda continuano ad andare avanti e a promuovere questo provvedimento che ha visto la politica contraria in maniera trasversale, centro-destra e centro-sinistra, ha visto le associazioni di categoria eh, mostrarsi contrariamente contrarie, abbiamo visto che l'Istituto Nazionale di Sanità ha detto che il veicolo delle targhe alterne è uno strumento che non ha nessun tipo di, eh, di presa sulla, sulla risoluzione del problema. Peraltro, siamo in un momento di saldi, quindi un momento importante per il commercio cittadino e quindi eh, riteniamo che questa eh, ordinanza vada a vessare e vada a eh, ostacolare fortemente il periodo dei saldi, quindi il periodo per i commercianti più proficuo. Tra le iniziative suggerite dal centrodestra c'è quella sulla regolamentazione degli edifici privati. Sembra infatti che il 60% delle emissioni nocive provenga proprio dall'utilizzo dei riscaldamenti. Noi sappiamo che i dati più importanti dello smog arrivano non dal, dallo smog proveniente dalle auto, bensì quello derivante dall'inquinamento domestico: circa il 60%. Quindi, parliamo delle stufe, del, del riscaldamento troppo elevato, del, dei pallet che vengono usati. Quindi, si può fare tanto, ma in ogni caso non si può fare all'ultimo momento quando ormai la situazione è difficile e quindi mettere in atto eh, ordinanze sono tardive e dannose per la città e per i pescaresi. Ambientalisti preoccupati dall'iniziativa della Regione per una seconda perimetrazione del parco della costa Teatina, si temono lungaggini e ripensamenti rispetto alle decisioni prese dal Ministero dell'Ambiente. Ancora preoccupazione per le sorti delle coste abruzzesi. Dopo l'ultimo stop ad Ombrina, ottenuto con tanta fatica e una lunga battaglia, ora l'attenzione si sposta sul celeberrimo Parco Nazionale della Costa Teatina. Se per ottenere una perimetrazione che mettesse d'accordo tutte le amministrazioni comunali interessate erano serviti anni, oggi spunta una seconda perimetrazione. È un tentativo tardivo da parte da, della regione, ehm, credo coordinato dal presidente Alfonso, dico credo perché non abbiamo grandi notizie su questa seconda perimetrazione eh, di coinvolgere i sindaci e di, far, di, di ottenere una perimetrazione condivisa, però tenendo conto che c'è un parco che esiste da 15 anni sono stati buttati 15 anni io credo che la politica doveva svegliarsi prima se voleva fare qualcosa quando si è arrivato il commissario vuol dire che la politica ha fallito e deve prendere atto del proprio fallimento Lega Ambiente dal canto suo torna sulla questione delle energie rinnovabili e sulla necessità di abbandonare per sempre quelle fossili Diciamo che è una lotta tra due economie. Una uscente, che è quella novecentesca, e quella d'ingresso che punta sulle rinnovabili e sulla green economy. Ovviamente, come in tutte le realtà di questo tipo, ci sono delle pressioni e delle lobby che spingono per mantenere alcune rendite di posizione. Certo è che la responsabilità della politica, anche a livello regionale, quindi non solo a livello di governo, e anche dei sindaci, è quello di occupare posizioni nuove. Ecco perché il Parco della Costa di Latina assume un ruolo centrale nella discussione politica, anche di Ombrino. Perché, finché non si riesce a proiettare una nuova visione dello sviluppo di questo territorio, una nuova economia appunto green, automaticamente lasciamo sempre quel posto vuoto e si ritorna a discutere sempre delle stesse realtà. Cambiamo argomento per occuparci di banche, in particolare eh, ci occupiamo di Pizzoli, il eh, comune de, dell'Aquila eh, ha oltre mille risparmiatori che, sono, che hanno perso tutto nel crack di banca Etruria e che domani avranno un incontro a Roma. È ancora folta la colonia aquilana che dal post-sisma Vive e risiede a Pizzoli, comune di oltre 5.000 abitanti, a pochi chilometri dal capoluogo. 16 Pizzoli poi non puoi non pensare allo scandalo di Banca Etruria, una sorta di cassaforte per i risparmi di migliaia di pizzolani rimasti con un pugno di mosche dopo il decreto Salvabanche. Domani a Roma il Comitato Risparmiatori, il primo ad essersi formato in Italia, terrà un incontro per cercare di ottenere rassicurazioni sui rimborsi che gli obbligazionisti chiedono in toto e senza distinzioni. Domani a Roma con Nicastro ci sarà l'incontro che è stato concesso al Comitato e credo che lì si farà un po' il punto della situazione e si capirà meglio come andrà a finire questa vicenda. A oggi i risparmiatori hanno cercato in tutti i modi di far sentire la loro voce e di portare all'attenzione diciamo, del governo questo tipo di problematica. Non mi pare che il governo stia rispondendo nel modo che i risparmiatori vorrebbero, però loro insistono e non hanno intenzione di mollare. Forse l'incontro con Nicastro potrebbe... Essere diciamo così, il punto di partenza per una soluzione diversa da quella che è stata proposta, perché quella proposta non è accettabile. Il sindaco di Chieti, e siamo alla politica, stila un bilancio del lavoro effettuato nel 2015, caratterizzato da difficoltà economiche, tagli ed emergenze sul territorio. Vediamo. Umberto di Primio incontra la stampa per rendere pubblico il lavoro svolto nell'anno appena concluso. Quattro punti cardine sui quali è ruotata l'amministrazione della città, dalle politiche economiche gravemente danneggiate dai tagli del governo alla volontà di aumentare la trasparenza, vedi il caso sulle case popolari, e poi la riconversione degli edifici pubblici a pubblica utilità e i tanti, tantissimi tagli effettuati per non gravare sulle tasche dei cittadini. Due amministrazioni che si sono accavallate, la mia di primo mandato e questa nuova amministrazione, che hanno dovuto affrontare i problemi importantissimi. Il primo certamente è quello finanziario, nato dal nuovo sistema economico degli enti locali, ma anche dal dover da aver dovuto certificare 28 milioni di euro di disavanzo con il riaccertamento dei residui. La rinegoziazione dei mutui che ci libererà 13 milioni di euro nei prossimi anni per investimenti in città. Abbiamo abbassato il rateo dei mutui, abbiamo abbassato il tasso. Eh, al quale ci vengono eh, prestati i soldi, che ci sono stati già prestati i soldi. Questo vuol dire avere un po' più di respiro nel bilancio comunale. Eh, abbiamo fatto 14 milioni di lavori pubblici nella nostra città in un 12 mesi, abbiamo eh, fatto 4 milioni di investimenti soltanto nel settore, nel settore sociale. Questi sono i dati più significativi, ma lasciate anche che dica che in soli 6 mesi abbiamo riportato la trasparenza totale nel settore politico della casa, che tanto ci aveva fatto penare nei primi 5 anni. Spiega di primio: tutti sono stati chiamati a alla parsimonia vedi l'abbandono delle auto istituzionali e poi la rimodulazione di mutui che hanno liberato milioni di euro pronti ad essere reinvestiti in servizi per la città. Ma il vero nodo resta il governo che grava senza possibilità di appello sulle amministrazioni comunali. I nodi restano certamente quelli di carattere economico-finanziario. Resta il dato ineludibile di comuni, non soltanto il mio, che hanno difficoltà ad andare avanti perché non hanno risorse per poter andare avanti eh, e rimane il fatto di un sistema, quello della legislazione nazionale che continua a incidere sull'autonomia degli enti locali, il che non è più consentibile, non è possibile che a metterci la faccia debbano essere sempre e soltanto i sindaci e che poi da Roma qualcuno giochi con noi come se stesse giocando a Monopoli. Tra pochi giorni il sindaco di Teramo sceglierà la riserva sul Brucchi Ter, dando così via ad un nuovo assetto politico tanto richiesto non soltanto da parte dell'opposizione ma anche dalla fronda interna della maggioranza. Elisa Leuzzo. Non sapremo quanto ha deciso fino a venerdì ma da questi incontri è maturata una scelta che magari prima non c'era. Assolutamente sì, io sono con, davvero contento e soddisfatto del, di queste consultazioni, consultazioni eh, mh, soprattutto perché eh, hanno partecipato alle consultazioni non soltanto i rappresentanti delle liste ma tutti i consiglieri comunali e anche qualche rappresentante al di fuori dei consiglieri e ognuno di loro ha come dire, eh, messo in evidenza gli aspetti positivi, negativi, suggerimenti, le proposte anche programmatiche di programma per tutto il 2016 e per il futuro. Quindi davvero consultazioni eh, che ritengo molto utili per quello che saranno poi le scelte che io nei prossimi giorni, quelle conclusive e definitive, dovrò andare a fare. Eh, gli aspetti fondamentali sono mh, fondamentalmente tre, li possiamo racchiudere in tre aspetti. Chiarezza nella formazione delle liste. Eh, questa, eh, questi incontri hanno, sono serviti a capire che in questo momento ci sono sei gruppi che sono in maggioranza c'è una lista eh, Fratelli d'Italia che non è in maggioranza ma che ha espresso la volontà a voler rientrare in maggioranza eh, il secondo aspetto è eh, un aspetto importante che è il bene comune mettere da parte o, o in secondo piano quello che è il discorso diciamo, delle, degli assessorati delle deleghe perché non sono questo l'obiettivo di un'amministrazione, un l'obiettivo di risolvere i problemi della città e come terzo aspetto è la stabilità. Tra le consultazioni venerdì scorso si è svolto l'incontro con il gruppo del nuovo centrodestra e soddisfazione è stata espressa dal consigliere Giorgio D'Ignazio, evidentemente per qualche conferma già ricevuta. È chiaro che la nostra componente di giunta noi chiediamo che venga riconfermata, il sindaco ha avuto parole di elogio nei confronti dell'operato dei nostri assessori e questo ci ha fatto fortemente piacere, quindi eh, sotto questo punto di vista non ha eh, presentato nessun mh, problema particolare, tutti e tre gli assessori stanno lavorando bene, anche il gruppo consigliare rimasto è affidabile e sicuro, quindi si vedrà. È chiaro che eh, mh, per noi è importante che venga riconfermata. E vengono da tutti e tre gli assessori, parliamo quindi dell'assessore Cozzi, dell'assessore Tancredi e dell'assessore Misticoni. E poi, soprattutto, di un rilancio dell'azione politica del sindaco. Sicuramente l'amministrazione comunale di Teramo sta facendo meglio delle altre amministrazioni comunali, a mio avviso, che sono quelle di Chieti, di Pescara e dell'Aquila, e soprattutto in maniera particolare guardando al nostro territorio provinciale, mi sembra che il sindaco di Giuliano Vabbia abbia ben altri problemi: assessori che si rimettono, insomma, sotto questo punto di vista, credo che la nostra tenuta di maggioranza sia più forte. È stata diffusa oggi la classifica che riguarda i sindaci dei comuni capoluogo italiani sul gradimento dei loro cittadini, classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, il meglio piazzato nella graduatoria italiana è il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, ultimo dei sindaci abruzzesi Maurizio Brucchi. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini è il primo cittadino più amato in regione secondo la Governance Poll 2015 che registra il gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto Demoscopico IPR Marketing per il Sole 24 ore. Il primo cittadino pescarese si piazza nella classifica generale dei sindaci di città capoluogo al diciassettesimo posto. Alessandrini tuttavia che ha totalizzato un 59% di gradimento ha perso il 7,34% del consenso. Ottimale. Ottenuto lo scorso anno. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio è risultato al 56esimo posto con un indice di gradimento del 53%, perdendo l'8,36 rispetto al risultato della prima elezione nel 2010 e due punti percentuali rispetto al risultato della rielezione per il secondo mandato nel 2014. La classifica prosegue con il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che si attesta al 63 posto con un gradimento del 51,5% ed un calo del 7,5% e 7 rispetto al 2012. Ultimo sindaco in quanto a consensi è il primo cittadino di Termo Maurizio Brucchi che si posiziona al 95 posto in coda alla classifica italiana con un 46% di gradimento in calo del 5,5 rispetto al 2014. Il risultato dei quattro sindaci è in controtendenza con il dato nazionale che vede i primi cittadini italiani nel complesso guadagnare oltre un punto di consenso per gli amministratori dei quattro capoluoghi gradimento. Invece in calo significativo. L'associazione ambientale della provincia di Teramo, denominata Gadit, negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi esposti relativi al modus operandi dei volontari e all'attrezzatura utilizzata. Oggi arriva il chiarimento da parte del presidente Gaetano Ercole. Una richiesta di chiarimenti alla Questura, alla Polizia Stradale, e alla Prefettura di Teramo è stata inoltrata lo scorso mese di luglio dal coordinamento regionale della Polizia Locale, WIL Funzione Pubblica, sull'uso dei mezzi in dotazione alla Gadit e delle divise. La WIL ha chiesto l'inserimento della dicitura a volontari per non essere forviante nei confronti dell'opinione pubblica. Questa mattina, dopo le innumerevoli polemiche intorno all'operato dell'Associazione Ambientale, pronta la replica con tanto di chiarimenti del Presidente Gaetano Ercole. È stato portato al maglio della Prefettura e dagli organi di polizia e quindi anche dalla Questura. E non mi, mi, mi sorge strano che questo signore, il coordinatore della Provincia della, della, della UIL, non abbia questa documentazione perché noi abbiamo avuto le autorizzazioni e dalla Prefettura e quindi anche con, riconosciute con il Ministero, dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda le nostre divise. Il Ministero della Difesa, scusatemi. E in più eh, diciamo che eh, il nostro. Il nostro... La nostra perplessità sorge appunto perché abbiamo avuto quindi parere favorevole all'esposto che lui ha presentato, quindi la nostra regolarità e la piena regolarità è stata messa nero su bianco quindi dall'autorità competente. Spieghiamo bene come funziona la vostra associazione. Noi siamo dei volontari, quindi è un'associazione senza scopo di lucro che si mettono a disposizione quindi per l'ambiente e per il cittadino. C'è una differenza però tra le comune guardie, cioè tra i, diciamo, i volontari e e i ambientali e i decreti di, di guardia giurata eh, provinciale, regionale, zoofila. Cioè, mi spiego meglio, I le guardie ambientali volontarie non possono elevare sanzioni. Cosa diversa che succede con le guardie nominate dalla prefettura, eh, la prefettura dominata dalla provincia e nominata anche eh, da, dalla regione. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Parliamo del Pescara, mentre la squadra prepara la sfida con il Livorno. La dirigenza lavora sul doppio binario del rafforzamento dell'organico e dell'ingresso di nuovi imprenditori in società. Questa sera il Pescara al gran completo parteciperà alla festa delle donne biancazzurre che noi seguiremo in diretta con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi proprio dal, dal roof garden delle esplorazioni di Pescara. Intanto andiamo ad ascoltare il difensore Alessandro Crescenzi. Paolo Renzetti. Adesso abbiamo. Abbiamo riniziato a correre pure tanto e niente, ci stiamo preparando per la partita di Livorno e speriamo di, di fare una buona prestazione, di portare i tre punti a casa che per noi sono fondamentali. Prima ci stiamo preparando, ci stiamo preparando al meglio, stiamo spingendo questi giorni e per poi passare alla settimana tipo della prossima settimana. E per quanto riguarda il Livorno vogliamo tra virgolette una rivincita, perché all'andata sappiamo tutti come finì. E loro non stanno passando un buon periodo e dobbiamo, dobbiamo, invece noi dobbiamo continuare su questa strada, quindi i tre punti per noi sono fondamentali. La squadra sta crescendo su tutti i punti di vista secondo me, e... Anche a livello psicologico eh, sta cambiando mentalità, siamo una squadra più forte mentalmente. E questo anche grazie al rientro di, magari di Ugo, però siamo convinti delle nostre qualità e vogliamo continuare a stupire e continuare a crescere. E loro vengono da un periodo di crisi quindi vorranno uscire da, da questo periodo, e noi però non vogliamo uscire dal nostro. E e niente, daremo, daremo battaglia a Livorno e loro dovranno stare molto attenti. Al via questa mattina a Roma il processo relativo all'inchiesta Dirti Soccer che ha coinvolto 29 società sportive tra cui anche l'Aquila Calcio che dovrà rispondere di 12 partite per le quali l'ex direttore dell'area tecnica Ercole Di Nicola avrebbe messo in piedi un meccanismo finalizzato a truccare il risultato finale delle gare. Giornata campale in casa dell'Aquila Calcio. Questa volta i risultati del campo e le manovre di mercato non c'entrano. È iniziato a Roma infatti il maxi processo sull'inchiesta Dirty Soccer, condotta dalla procura di Catanzaro, che ha coinvolto in tutto 29 società sportive e ha provocato 52 deferimenti. L'Aquila Calcio è coinvolta dopo la scoperta effettuata dagli inquirenti delle manovre dell'ex direttore dell'area sportiva Ercole Di Nicola che secondo l'accusa avrebbe pilotato i risultati di 12 partite. Di queste dovrà rispondere il sodalizio rossoblù, difeso dall'avvocato Flavia Tortorella. La prima parte della mattinata è stata dedicata alle stanze preliminari delle parti, con la difesa di Di Nicola che ne ha chiesto lo stralcio della posizione e le altre parti coinvolte che hanno presentato altre richieste che verranno valutate dal collegio giudicante. Nel pomeriggio sono attese la requisitoria e le richieste di penalizzazione per le società coinvolte. L'Aquila Calcio punta ad un proscioglimento completo dall'indagine puntando sulle stranità della società ai fatti contestati a Di Nicola o, in seconda istanza, ad ottenere il minimo della pena prevista in questi casi. Per la difesa dell'Aquila Calcio, infatti, sarebbe evidente l'assenza di una responsabilità oggettiva e, anche dalle intercettazioni a disposizione dei giudici, il nome della società non proverebbe alcun coinvolgimento. Nella sede del capoluogo, intanto, tutti con il fiato sospeso, in attesa del pronunciamento definitivo che potrebbe arrivare nel giro di un paio di giorni. Dopo il pari con il Pontedera, in casa Teramo si guarda con apprensione alla classifica alla vigilia della seconda gara casalinga consecutiva contro l'Ancona. Ascoltiamo l'analisi del portiere Tonti al microfono di Jacopo Forcella. Tonti, alla fine è una rimessa in gioco proprio allo scadere, quasi volessi spingere la squadra verso quel gol che però non è arrivato. Non è arrivato, ci abbiamo provato in tutti i modi, secondo il mio punto di vista abbiamo fatto. Un'ottima prestazione, però purtroppo quando la palla non entra non entra. Ha avuto un'occasione molto importante Scipioni alla fine, però le partite sono fatte di episodi, se non la butti dentro purtroppo, purtroppo non si vincono le partite, però l'impegno c'è stato, la prestazione c'è stata, abbiamo corso 95 minuti, ce l'abbiamo messa tutta e quello è l'importante. La parata più difficile, è quella del primo tempo su Bonaventura quella ne ha ripresa su Scappini. Prima, prima, sul primo tempo su, bu su Buonaventura che non l'ho visto una partita mi è, mi è apparsa l'ultimo la palla però ripeto abbiamo fatto un'ottima prestazione tutti e dobbiamo partire purtroppo da quello eh, si gira il girone di comincia il girone di ritorno è chiaro che dal Termo ci si aspetta qualche punto in più ci si aspetta qualche punto in più sono, sono convinto anche io però, ripeto, non è facile. Adesso siamo ripartiti, penso, al migliore dei modi, facendo un'ottima prestazione, ripeto, però non basta solo l'ottima prestazione, vorrei dire che dobbiamo metterci ancora qualcosa in più. Lasciamo la Lega Pro per scendere in Serie D, iniziamo la carrellata dei servizi dal Pari, senza reti, nel derby dell'Angelini tra il Chieti e il San Nicolò. Eh, divisione della posta che accontenta di più la formazione Teramane, i Nero Verdi si allontanano dalla zona playoff. Valeriano De Angelis. Archiviata la ricca befana, Chieti e San Nicolò scendono all'Angelini per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. Compagini ritoccate nei vari reparti, pronte per confermare la vitalità benagurante di inizio anno, che si evidenzia nel primo innesto offensivo dei teatini, che imbarazzano la difesa teramana, che si rifugia in calcio d'angolo. La risposta propositiva dei Biancoazzurri arriva in velocità e giusto tempismo con De Santis che caparbiamente penetra nel tre quarti e traversa, ma la posizione degli offensivi ospiti è viziata da fuorigioco, tant'è che la rete di Merlonghi è annullata dall'assistente signor Di Tommaso. Il Chieti non lascia la partita agli avversari e cerca di verticalizzare e al 24esimo sorprende l'attenta difesa teramana che fa muro con l'estremo calore che nell'intervento si infortuna. Le risorse dei teatini al 39esimo mettono in luce l'individualità di Vitale che sferra un preciso bolide neutralizzato con i pugni dall'eccellente portiere bianco-azzurro. Ma dopo la bella nota positiva arriva l'atto negativo che cambia volto alla gara. L'assistente Filannino richiama l'attenzione del direttore di gara, riferendo di una gomitata di Dos Santos al centrale difensivo Terrenzio. Cartellino rosso, dubbi interpretativi sul provvedimento disciplinare e vibranti proteste degli spettatori che rincarano la dose quando la terna arbitrale sancisce la fine del primo tempo. La contesa riapre con il Chieti rabbioso e deciso a non soccombere. Ronci ridisegna il quadro offensivo con la posizione di Varone molto più avanzata. Al quinto, lo stesso centrocampista dialoga in corsa con Fiore e gira verso la porta avversaria con intuito ma con poca incisività. Si ripete il Teatino al quattordicesimo, ma senza grossi sussulti per i teramani, che hanno gioco agevole nell'amministrare il possesso palla e razionalizzare gli spazi di manovra. Gli allenatori inseriscono forze nuove in campo. Il Chieti al quattordicesimo sostituisce Mariani con Pietrantonio e Molenda con Comini. Il San Nicolò al diciottesimo De Santis con Chiacchiarelli benché sorretta dalla volontà i neroverdi non subiscono passivamente la qualità del gioco della squadra di Epifani che al 34esimo con Bucchi spreca una ghiotta occasione che poco dopo si presenta al Chieti con Fiori che elude la marcatura del diretto avversario ma la conclusione è ribattuta da Brighi su cui si reclama un presunto intervento di Mani Piano ancora protesta sul signor Votta che concede solo l'angolo e non sortisce alcuna opportunità per infilare la porta di calore. Cinque minuti per patrimonializzare l'impegno profuso dai teatini, ma il San Nicolò è convinto, non si scompone. E tra decisioni arbitrali discutibili, il derby si conclude con un pareggio non cercato, ma sancito da quello che la gara ha offerto, con i 20 gradi in campo e con gli atleti che in tenuta estiva guadagnano la meritata doccia. La capolista San Benedettese spugna il Dei Marsi dopo 90 minuti che hanno visto l'Avezzano giocare quasi alla pari dei Marchigiani per la squadra di Lucarelli e il secondo K.O. di fila. Grazie alle reti di Sabatino e Titone, la capolista San Benedettese Spugna con il risultato di 2-1 il De Marsi di Avezzano, rispondendo così alla secca vittoria del Matelica e mantenendo il primato con 6 punti di vantaggio sui cugini. Per i ragazzi di Mister Palladini quella del De Marsi non è stata certo una passeggiata di fronte ai marsicani che incassano il secondo KO di fila dopo la battuta d'arresto di Teramo con il San Nicolò. Si comincia dinanzi ad una cornice di pubblico importante con oltre mille spettatori di cui la metà giunti dalle marche. Campo di gioco in EPS condizioni, è molto allentato l'avvio è dei biancoverdi, al terzo infatti Conson deve intervenire in scivolata per intercettare una conclusione di Bisegna postato sul secondo palo all'undicesimo Avezzano pericoloso con Puglia che da ottima posizione chiama alla parata il portiere Pegorin prima dell'intervento di Di Genova che era però terminato in fuorigioco. La risposta ospite è affidata al tredicesimo Sorrentino che dopo un servizio perfetto di Barone controlla la sfera e tira su Davino che respinge la gara è davvero godibile, giocata su ritmi forsennati, al servizio 16. Si rivede infatti la formazione di casa con un tiro centrale di Puglia parato a terra da Pegorin. I padroni di casa dimostrano di non avere nessun timore riverenziale nei confronti della capolista, che però al 22esimo con Titone va ancora vicinissima al vantaggio con un tiro a fil di palo. Passa un solo minuto e Bisegna chiama Pegorin al salvataggio in angolo con una conclusione velenosa che non inganna l'estremo ospite, ma l'occasione più ghiotta capita al 26esimo a Titone che a due passi da Davino alza incredibilmente sopra la traversa. La gara si mantiene comunque equilibrata con il finale di tempo che vede al 35esimo un tiro al lato del capitano Avezzanese Tabacco da posizione angolata nell'area marchigiana, l'ultima emozione arriva invece al 44esimo quando Titone smarca Sorrentino che scarica addosso centralmente su Davino affrettando la sua conclusione nella ripresa al quinto c'è un tiro di Titone dal limite con Felli che in scivolata devia in corner, gli ospiti chiedono il rigore per un sospetto tocco con la mano che probabilmente non c'è gli ospiti ci riprovano poi anche al dodicesimo con Sorrentino che di Dopo un'ottima azione di Titone riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere Davino per il gol del vantaggio. La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare così al 22 ⁇ sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Sabatino a colpire male di testa permettendo alla difesa vezzanese di respingere. La scossa la dà il neoentrato di Curzio che al 32 ⁇ in area chiama Pegorin alla respinta con i piedi, ma la capolista in agguato sul capovolgimento di fronte trova il raddoppio con Titone che non lascia scampo a Davino. L'Avezzano non ci sta e al 41esimo il neoentrato Moro di Testa riaprire la gara e a regalare brio al finale che vede al 47 il miracolo di Pegorin sulla punizione di Bisegna e poco dopo l'incredibile errore di tabacco di Testa a due passi dal portiere Martigiano. Pesante capo esterno per i ragazzi di Michele Gelsi che perdono nettamente in casa del Matelica. Il Giulianova resta così penultimo in classifica e ancora in attesa dei rinforzi all'organico. Vittorio Esposito Stratosferico, una tripletta, almeno altre tre occasioni per andare in gol, assista a volontà. Il grande ex di turno piega il giovane Giulianova costretto alla resa al cospetto di un grande giocatore. Il Matelica continua la sua rincorsa alla San Benedettese, 4-0 il risultato finale, ci sta perché i marchigiani hanno sofferto poco, hanno amministrato bene le giocate, il Giulianova le sue due o tre occasioni le ha anche avute ma sotto porta ha sbagliato incredibilmente. Certo non era contro il Matelica che i giallorossi potessero sperare di fare punti salvezza, ma un dato è emerso rispetto alla gara di metà settimana contro il Fano, seppur perdendo l'11 giuliese aveva offerto una prova molto più convincente. Tra gli ospiti non c'è il portiere Proietti, seppur tesserato in settimana, ma non disponibile perché deve finire di scontare due giornate di squalifica rimediate nel campionato di Serie B svizzero, sarà a disposizione dopo la sosta. Sin dalle prime battute si capisce che il possesso palla sarà dei padroni di casa che chiamano in causa Ursini a più riprese. L'estremo giallo-rosso chiude bene lo specchio della porta e ci mette più di una pezza quando Esposito si presenta tu per tu. Nonostante il gran volume di gioco il Matelica non riesce a sfondare il muro abruzzese. Anzi, la truppa giuliese ha l'occasione di sbloccare al 41 Marzucco si ritrova il pallone a due passi dalla porta, ma spara clamorosamente alto. Ad un minuto dal riposo i locali sbloccano una gara che rischiava di complicarsi. La firma è di Pesaresi, che manda la sfera all'angolino basso, dove Ursini non può arrivare. Con il vantaggio acquisito, tutto sommato meritato, la formazione di Clementi torna negli spogliatoi rinfrancata. Nella ripresa la musica non cambia molto. Il Giulianova dà solo l'impressione di avere un certo possesso palla. Ma intorno al quarto d'ora, su punizione, Esposito fa passare la palla sotto la barriera, sorprendendo Ursini per il 2-0. I giallorossi la partita la potrebbero anche riaprire, ma Pellecchia timbra il palo e a Di Stefano non riesce il tapin. Così arriva il 3-0 di esposito al 24. esimo Il talentuoso attaccante calerà il poker per i suoi al 33 esimo chiudendo di fatto i conti, senza neppure esultare, più di tanto, quasi per rispetto della sua ex squadra nonostante i tifosi Giuliesi lo avessero beccato per quasi tutta la partita. Il finale di gara è solo pura accademia. Alla fine applausi per tutti, anche per il Giulianova che è alla ricerca sul mercato di un attaccante per risolvere i problemi in fase offensiva, il Matelica resta in scia Sand. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 14.45 il TG6 L'Aquila e poi il TG6 Abruzzo che torna con la seconda edizione alle ore 19. Inoltre vi ricordo che questa sera alle 21 c'è il replay condotto da Enrico Rocchi. È tutto davvero, grazie per averci seguito, buona giornata.